Ci troviamo ad affrontare questa sessione nel tratto del Tevere sopra Roma Nord, e nello specifico nel tratto tra due dighe, ovvero Ponzano Romano e Alviano. È un tratto abbastanza complesso e particolare, in quanto diciamo il problema principale, ovvero la difficoltà principale che ci tocca affrontare, è quello della corrente. Soprattutto in questo tratto, dato che ci troviamo intervallati da due dighe, la corrente cambia moltissime volte di intensità. E proprio in questi giorni sono avvenuti temporali pomeridiani che hanno inciso ancora di più su questo evento. In questo caso specifico la pescata si svolge in due frangenti ben diversi, ovvero nella parte più a monte abbiamo utilizzato i back lead, uno quasi a ridosso dove abbiamo calato l'innesco e l'altro a circa 10 metri dalle punte delle canne, riducendo anche la corrente. Quando appunto il corso del fiume aumenta di intensità e di conseguenza anche la corrente aumenta, il fiume trasporta tantissima sporcizia in superficie, tra cui tronchi, alghe e chi più ne ha più ne metta, mentre nella parte più a valle non ci sono grosse problematiche, anche se quando a volte ci sono aumenti di corrente improvvisa, come oggi pomeriggio che ci sono stati dei temporali, lì non ci si può fare nulla perché ovviamente, essendo troppo forte, la natura è incontrollabile, quindi il livello dell'acqua sale immediatamente perché magari trova la diga chiusa a valle e trova una forte massa d'acqua che scende, quindi detriti e quant'altro danno fastidio nell'azione di pesca. Una partenza fulminea appena all'alba, questo è il risultato. Siamo stati costretti a prendere la barca perché il pesce ha preso a frizione completamente chiusa, in quanto la canna più lontana ha preso molto filo e si è spostata al centro del fiume, in quanto la canna era calata sulla sponda opposta. Il combattimento è stato divertente, anche perché sto utilizzando delle canne da 10 piedi. E niente, speriamo che la giornata prosegua con altre catture. Siamo nel primo pomeriggio di questa giornata infrasettimanale e siamo alle prese con un caldo veramente torrido. Il clima è cambiato in queste giornate, abbiamo avuto dei passaggi continui che ovviamente poi vanno a influire anche sulla portata d'acqua del fiume, perché ieri sono state veramente delle piogge importanti che hanno fatto crescere il livello, e ovviamente la diga a nord e la diga a sud sono state aperte e l'acqua ha iniziato a correre molto di più. Come si può vedere, le canne siamo stati costretti a tirarle fuori dall'acqua perché veramente arrivava giù qualsiasi tipo di cosa, in particolare dei tronchi che ce l'hanno spostate e qualcuna ce l'hanno anche incagliata, quindi abbiamo dovuto tirare sulle canne e rifarle. Adesso appena riusciamo a sistemare tutto e a organizzarci, torneremo a calare le canne in punti però differenti da dove le abbiamo calate fino adesso, perché abbiamo visto che sì, ci sono state catture, però tendenzialmente il pesce ha iniziato a mangiare costantemente sul fondale un po' più basso, quindi quelli che erano le metrature previste di profondità, quindi i 7,5 metri, 6,80 metri che avevamo visto sul nostro ecoscandaglio, diciamo che li lasceremo come ultima opzione, ovvero nella totalità delle nostre canne una sola o due le lasceremo in quelle profondità, il resto andremo a cercare delle piccole insenature all'interno delle fronde dove andremo a calare le canne, faremo la nostra pasturazione e vedremo se le carpe riusciranno a rispondere come hanno risposto fino adesso durante la notte. Il numero è piuttosto buono, le catture, i pesi sono quelli che abbiamo visto, non ci interessa fondamentalmente perché l'importante è comunque riuscire a catturarle. La bellezza dei pesci è proverbiale ormai in questo fiume, quindi di conseguenza andremo a fare queste calate e vedremo i risultati. Questo è lo spot che fino ad ora ha reso di più, quello dove abbiamo avuto più partenze. È uno spot abbastanza pulito per quel che riguarda il fondale, però ovviamente la difficoltà sta nel riuscire a mantenere la canna in pesca a una distanza di circa 80-85 metri abbondanti dal punto dove abbiamo posato i nostri pod. Per poter riuscire a stare in pesca nel modo migliore affrontando questo tipo di corrente, io preferisco utilizzare innanzitutto una treccia in modo da poterla stendere in maniera ben delineata, senza elasticità, direttamente dal nostro punto di partenza fino a qui, quindi poca elasticità e diretta. Quando noi depositiamo il terminale con il piombo, poi dovremo avere l'accortezza di riuscire a capire dove inizia il filo di corrente, il primo filo di corrente, perché come si sa solitamente sono due in fiumi così larghi, quindi il primo filo di corrente andremo a depositare il primo back lead in modo che si stenderà la treccia fino a quel punto, poi ci sarà la corrente piena. Finita la corrente piena andremo a depositare un altro back lead in modo da avere poi il fondale completamente, cioè questa parte di fondale con il filo completamente esteso, perché sarà quello il punto nel quale ci sarà la maggior presenza di ostacoli, rami e cespugli, quello che è che porta giù la corrente del fiume. Quindi facendo così avremo la possibilità di mantenere il filo diretto, la treccia in questo caso diretta, e soprattutto stesa sul fondale. Lo possiamo fare perché qui nel fondale non c'è esattamente niente, è un po' una sorta di vasca, quindi ostacoli che ci impediscono di farlo non ce ne sono. Questo è il modo più corretto per riuscire a rimanere in pesca. Poi ovviamente a questo dobbiamo associare un'attrezzatura adeguata, Per quel che riguarda questa sessione, io ho preferito utilizzare delle canne Executor da 12 piedi 3 libre, questo per il, come sempre, che è la cosa che principalmente guardo, avere un compromesso adeguato per potenza e per maneggevolezza. Utilizzando una barca da 3,20 metri, avendoci questa distanza, io penso che la 12 piedi per me sia l'ideale. Poi non nascondo che, come ha fatto Andrea, si potessero usare tranquillamente anche delle 10 piedi abbastanza potenti, perché anche quelle riescono comunque a lavorare bene il pesce e tirarlo fuori dagli ostacoli, da eventuali ostacoli. Io ho preferito le 12 perché avevo in mente prima di venire di poter utilizzarle anche a lancio. Dal momento in cui non abbiamo effettuato i lanci, appunto per questo tipo di problematica, diciamo che sia le 10 che le 12 sono canne ideali per queste condizioni. Nel caso in cui si faccia anche il lancio, ovviamente le Executor 12 piedi avrebbero preso il sopravvento, come è la logica. I piombi che utilizziamo sono intorno ai 220-300 grammi, a seconda di dove vengono depositati, e il mulinello è ovviamente un mulinello con una buona tenuta e un buon rapporto di recupero. In questo caso io utilizzo degli Absolute VX 10.000, mentre invece Andrea utilizza dei Reaction XT8000, mulinelli comunque molto maneggevoli che abbinati alle 10 piedi formano praticamente un binomio perfetto. Adesso siamo in un momento di tranquillità, il fiume sta calando, lo si può vedere anche dalla traccia che ha lasciato sulle sponde. Ha saltato ora un pesce che ci invita ovviamente a muoverci e andare a calare le lenze. Non vi fate mai prendere dalla fretta quando siete davanti al fiume, perché a volte potreste calare le canne e 2 minuti dopo doverle tirare tutte su, perché viene giù un disastro. Quindi cercate di capire bene qual è il movimento dell'acqua, che da un giorno all'altro è piuttosto regolare, salvo ovviamente eventi eccezionali per quel che riguarda i temporali. Però solitamente il fiume ti dà degli orari e ti detta le sue regole. State molto attenti, e un'altra regola importante è quella, in fiumi come questo specialmente, di utilizzare sempre il salvagente, perché specialmente nelle ore notturne non possiamo vedere così bene. Se andiamo a imbatterci in ostacoli o qualcosa del genere è facile cadere nell'acqua, e col salvagente si sta meglio sicuramente, abbiamo modo di vivere più tranquilli la nostra sessione di pesca. A volte non ci rendiamo conto di quello che abbiamo davanti. In questo caso specifico un fiume molto importante sia nella storia che per me in particolare. È stato appunto, diciamo, l'inizio della mia passione. E inizialmente l'ho affrontato, diciamo, nel tratto cittadino, come una novità vera e propria, e poi man mano nel corso degli anni ho cercato sempre nuovi posti, nuove tipologie di pesca, perché da dentro Roma a fuori Roma verso nord è molto diverso il tipo di pescato. E niente, ci troviamo appunto ad affrontare un fiume che oggi come oggi, da importante storico che è stato nel corso del tempo, è quasi totalmente lasciato allo sbando e non al controllo di nessuno. Quindi è un forte dispiacere per me, perché appunto sono di Roma, ma per tutti gli appassionati del carpfishing che vogliono o vorrebbero affrontare questo corso d'acqua. Un fiume veramente maestoso e speciale. Quello che, diciamo, che si può fare, tutti lo sanno, per cercare di migliorare le cose, perché arrivare sul posto di pesca e magari affrontarlo e trovare comunque quantità ingenti di spazzatura non è il massimo, almeno per quanto mi riguarda, ma credo un po' per tutti i carpisti. E quindi uno si aspetterebbe di avere un posto più salvaguardato e tenuto appunto sotto controllo con un po' più di passione, diciamo, quella che noi mettiamo per questa pesca. E niente, speriamo si rivaluti il prima possibile e che possa permettere a chi si vuole avvicinare a questa tecnica di poterla appunto praticare semplicemente anche vicino casa, senza magari intraprendere, diciamo, pescate impegnative, perché veramente soprattutto all'interno di Roma con l'ausilio di due canne e due picchetti può regalare veramente emozioni. L'importante è come vengono vissute, perché fa male veramente non poterci, cioè non poterlo affrontare con costanza, perché magari a volte si è anche a rischio di episodi sgradevoli, e spero che tutto questo prima o poi abbia un freno, perché il tempo passa e è bello che appunto nuove generazioni intraprendono questa pesca, che per me, che ne ho fatte tante, è veramente formidabile e ricca di emozioni. Un'altra bellissima e muscolare carpa del Tevere, che è stata catturata a circa metà nottata. Pesce molto pesante, non potete immaginare quanto è pesante, nonostante non sia lunghissimo. Poi potentissimo, se vedete muscolarmente è proprio differente da un'altra qualsiasi carpa. Bellissimi colori e molto molto pulita, veramente una carpa bella anche solo a vedersi. Adesso la andiamo a rilasciare e facciamo anche qualche foto perché se la merita. Indirizza Andrea verso il centro, bravo. Ancora. Piano. Piano, 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 piano. Guardate che, come si vede, dormiamo in piedi. La specchia, favolosa. Come da tradizione, quando si sta chiudendo la sessione di pesca e siamo arrivati in fondo, deve partire l'ultima canna. È partita la canna più a nord e improvvisamente durante il combattimento abbiamo visto queste squamone, queste belle squamone, e siamo resi conto che era una specchi. La prima specchi della sessione è una specchi che sicuramente non è facile catturare nelle acque del Tevere, poiché sono decisamente meno rispetto agli altri, alle altre carpe, alle altre comuni. Quindi questo è veramente un trofeo per noi. Non è un pesce gigante come non ci sono stati gli altri, perché la taglia è stata abbastanza regolare ma non grande. Però quando si viene a pescare in queste acque lo si deve sapere, perché sicuramente imbatterci negli esemplari più grandi è assai difficile. Quindi chi viene a pescare nel Tevere sa che deve pescare, deve prendere quello che viene, anche perché questo è lo spirito giusto per il carpfishing. Come ogni avventura di pesca, anche questa purtroppo è giunta alla fine. Ci lasciamo sicuramente alle spalle dei giorni molto intensi, dove abbiamo vissuto alterne emozioni. Sicuramente molto particolare la giornata nella quale siamo stati sorpresi da un temporale terribile, con grandine forte e anche una mezza tromba d'aria che ha che ha buttato giù alcune piante qua di fianco, che siamo costretti a scappare. Però parlando delle cose più belle, più eccitanti, una serie di catture molto interessante e anche delle risposte alle domande che ci ponevamo prima di iniziare. Abbiamo fatto una tattica non precisa, ma ci siamo adattati a quello che avevamo visto. Le catture sono arrivate con metodicità nei giorni successivi alla pasturazione, quindi diciamo che siamo rientrati nelle regole che ci lascia spesso il fiume. Poi ovviamente anche Andrea e Claudio si sono alternati nel discutere con me queste situazioni. Claudio, come potete vedere, non è più con noi perché per ragioni lavorative ha dovuto scappare, però lo ringraziamo innanzitutto per la sua presenza e per averci dato una mano nei primi giorni. Andrea ovviamente ha emozioni ancora più forti nei confronti di questo fiume, perché lui qui c'è nato e cresciuto anche a livello di carpfishing, quindi penso che per te sia stato molto particolare riscoprire le catture del Tevere. Certo, come ogni cattura che ho fatto in questo corso d'acqua, ogni volta lascia un'emozione particolare, e proprio appunto riscoprirlo in questo tratto, che non so per quale motivo è stato abbandonato dai pescatori, però è un tratto per me spettacolare, anche se la mia avventura di carpfishing negli anni addietro è iniziata dentro Roma, che è tutt'altro tipologia di pesca. Qui stai a stretto contatto con la natura, è davvero emozionante. È un peccato più che altro perché ovviamente vi abbiamo risparmiato queste immagini pessime, perché al momento del nostro arrivo, anche parlando con le persone, i contadini che sono qui intorno, ci hanno detto che purtroppo qui il degrado è forte, ci sono veramente degli agglomerati di spazzatura buttati a destra e a sinistra. È veramente un peccato. Noi ovviamente siamo adoperati per riuscire a togliere il più possibile, perché è giusto che noi lo facciamo, però sappiamo anche che manca sicuramente poco tempo a ritrovare tutto come era prima, nel senso sporco come prima, perché le visite in questi giorni sono state piuttosto frequenti e non erano sicuramente pescatori come noi. Incentivare i controlli sarebbe molto importante, sappiamo che non è una cosa così semplice, però la speranza c'è, perché più controlli ci sono, più pescatori ci sono e sicuramente meno bracconaggio e meno sporcizia troveremo sulle sponde dei fiumi. Però ora, tornando alle cose positive, abbiamo chiuso in bellezza con una splendida specchi del nostro Tevere. Torneremo presto. Sicuramente torneremo presto, perché il Tevere merita le nostre attenzioni. E adesso, ringraziando la nostra cameraman sempre attenta e pronta a saltare fuori dalla tenda, vi diamo appuntamento alla nostra prossima avventura di pesca, che probabilmente sarà in un territorio straniero.